Per favore, ritroviamo l'attenzione, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Il mio sarà un intervento ovviamente di saluto perché non sono minimamente in grado di sostituire il nostro segretario generale che purtroppo è influenzato e quindi si scusa della sua non partecipazione. Però Massimo adesso mi pare sia andato via, ma ecco, mi ha incaricato Lando di portare veramente tre parole personali, al di là del rapporto che abbiamo come organizzazioni. Mi dice di dirti queste tre parole: stima, fiducia e collaborazione, che è quello che lui pensa assolutamente di te e pensa sia reciproca in questi anni di lavoro fatti insieme. Perché la Fabi con la Wilca ha avuto praticamente quasi sempre una condivisione politica sui temi. E io non voglio qui citarli tanti, ma alcuni di questi, insomma, sicuramente sui prepensionamenti volontari abbiamo sempre fatto una battaglia comune. Sull'opposizione ai licenziamenti, l'abbiamo sentita anche dal segretario generale, alzeremo le barricate, ma anche nel nuovo modello di banca, nella attenzione alle pressioni commerciali. In questa lista anche di maggiori creditori delle banche, credo che, insomma, abbiamo sempre avuto un'unità di intenti. E credo anche nell'ultimo accordo sull'agibilità che la Fabi abbia avuto anche una particolare attenzione per quanto riguarda la Wilca. Unitarietà dei tavoli. Noi ci crediamo e nella mia posizione devo dirlo, caro Massimo, se ci divide qualcosa in qualche azienda, sono problemi esogeni, non sono problemi di politica sindacale. E quindi io mi auguro che anche questi problemi esogeni riusciremo a superarli. Perché lo spirito unitario non può mancare in questo momento così difficile. Io vedevo il vostro motto, io, noi, Wilca, e io ho pensato che io, noi possa essere esteso anche un po' a tutto il tavolo sindacale, no? Da soli non facciamo nulla, noi insieme forse potremmo fare tanto. Perché? Perché io credo che il senso della vita, riprendendo il canto di stamattina, sia fare il nostro mestiere. E il nostro mestiere è credere in un mondo migliore. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro per questi vostri 3 giorni.